Carissimi amici, vengono fuori sempre più particolari a questo caso di Pierina Paganelli. Abbiamo l'audio, avete ascoltato, più attenti, l'audio della fatica o della soddisfazione o della fatica dell'assassino, ma immediatamente precedente le 8 grida strazianti della povera donna. Un delitto registrato, ecco, nonostante che questa telecamera fosse a notevole distanza, eppure ha colto tutti quei tremendi attimi, quei tremendi momenti. Confesso che questa cosa mi ha turbato profondamente. Certamente un delitto che è costata fatica, forse più di quanto immaginava, all'assassino che emette questi gemiti così sentiti di fatica. Eppure qualcosa non torna nella ricostruzione che si conosce, fatta fino a questo momento, perché abbiamo visto tutti gli attimi, abbiamo ricostruito, no? Attimo per attimo dall'arrivo della povera Pierina. Ma forse sarà sfuggito a qualcuno di voi un particolare, che è un particolare essenziale, ovvero il particolare che l'assassino giunge esattamente alle 22:10 sul luogo del delitto, cioè giunge a piano terra alle 22:10, quindi circa 3 minuti prima. E per giungere 3 minuti prima è qualcuno che o ha visto o ha saputo che la macchina entrava lì a via del Ciclamino, perché questa famosa telecamera silenziosa cosa fa? Registra l'arrivo del killer. Sono le 22:10, si allinea l'ascensore a piano terra, da lì esce l'assassino e va a posizionarsi dietro la porta tagliafuoco ad attendere Pierina, che nel frattempo ha entrato la macchina nel suo garage e sta per uscire. Difficile, vedete, immaginare una persona come lui, secco, che si dice addestrato come quasi come un guerriero, capace di affrontare addirittura 3 persone, 3 criminali, forte come un toro, va, diciamola così, avere questa colluttazione feroce. Quello che è sembrato un overkilling nei confronti di Pierina Paganelli non era tale, ma era una disperata resistenza, una lotta nella quale addirittura Pierina nei primi momenti ha tentato di afferrare il coltello dalla mano del suo carnefice, ferendosi alle mani ripetutamente, e poi ci sono volute ben 29 coltellate per porre fine a questa resistenza. E il suo aggressore era quasi sfinito. Qualcuno dice, ma allora ricordate le foto di Loris? È una suggestione, puramente una suggestione. Però pensare che Loris, così forte, deciso, determinato, con precedenti, diciamo, nell'esercito lì senegalese, potesse trovare con la sua stazza, diciamo, questa resistenza,
Comunque, io ho sentito l'audio originale, fa male, fa molto, molto male, molto, ma molto male, davvero. Spero che si faccia giustizia, giustizia piena, piena, davvero, completa.